ho una gran paura di non arrivare quarto quest'anno, mi dispiace ma dirlo. No, ma chi è? Non è che sei contro Allegri, l'ho capito, ma quest'anno no, non è che sono contro Allegri, sono realista, che è diversa la cosa. Ma come fai a dire che non arriviamo quarti? Ma se sei realista, le vedi le partite, come fai a dire che non arriviamo quarti? Dimmi, come fai? Ma tu l'hai visto il calendario della Juve? Ma l'hai visto le altre squadre che vacillano sempre? No, dai, ma tu l'hai visto il calendario della Juve? L'hai visto? Sì, ne abbiamo tanto, abbiamo il Milan sicuramente, abbiamo anche la Roma. Dove vai? Ma arriviamo sicuramente. Atric, la quota quarto è a 70 punti. Pensi che io non faccia 13 punti in 11 con quel calendario? No, con quel calendario. Ma dai, Atric, ma dai, su, ma non scherziamo, ragazzi. Non esageriamo. Ragazzi, poi ci vediamo. Va bene, però torni. Però torni, ti vedo qua. Qua ti voglio. Non c'è nessun tipo di problema. Oh, va bene, io ti voglio quando ragazzi 13 va bene, va bene, ma siete qui, ma in scioltezza, ragazzi, non so se di più, ma 13 li facciamo, ma certo, non so se di più, ma 13 li facciamo. No, ma io vi aggiungo di più, sicuramente dovesse andare male la Juve non fa meno di terzo, cioè quarto non lo vedo proprio. Voi, ma sono d'accordo, cioè, perché secondo te, scusami, allora la Juve, guarda, ti faccio vedere la classifica. La Juve pure col Genoa ha fatica a vincere. Posso capire. Posso capire se la Juve fosse quarta e una di quelle dietro, quinta, Milan, Roma, Bologna. Con la Roma c'è lo scontro diretto, Manfred. Con la Roma c'è lo scontro diretto. Ma perdi al massimo la posizione della Roma, ma non esci comunque tra le quattro. Ragazzi, vabbè. Okay, ma tu hai 10 punti di vantaggio, Atric, ma tu a fine campionato, poi vediamo a fine Atric, campionato. Ma tu parli sempre a fine partita oppure un po' di storia del campionato la vedi? Cioè comunque la Juventus arrivava, ok che adesso non sta passando un bellissimo periodo, ma veniva comunque da praticamente tantissime vittorie. Cosa veniva? Da tantissime vittorie, dalla lotta a scudetto con l'Inter. La decifravano come l'anti-Inter. Veniva dalle vittorie sculate al 90esimo, come l'ha poi finito culo? Sì, vabbè, ragazzi, però scusate, allora se posso dire la mia la dico, se no parlate voi, basta, parlate voi, la vostra che è la verità assoluta sulla Juve, io non posso dire un cazzo, avete ragione voi, parlate voi, ma assolutamente, che cazzo vi devo dire, io ho la mia, io dico la mia, e non diciamo la nostra, la Juve rischia di non arrivare al quarto posto, poi ognuno dice la sua, se io poi non posso ma se dici stronzate per noi non diciamo che dici stronzate, cioè se dici cazzate facciamo una cosa, che stronzata per me non lo è, non è che la parola tua la parola del papa, no, non è la parola del papa, ma per me non è una stronzata, qual è il problema, ragazzi? Mettiamo il calendario e facciamo una tabella di marcia, che è la cosa più logica.